Se io fossi consapevole. Cerchio medianico K, la via mistica a cura di VB, frate Bernardo. Altissimo Signore, spesso cerco risposte nei miei fratelli. Per ovviare all'insufficienza della mia coscienza, mi costruisco divinità, maestri e guide. O Signore, se io fossi consapevole, solo consapevole del fatto che tutto questo è un'illusione e che non può essere valido, non può essere universale, per il fatto stesso che ciò che cerco e che trovo non è altro che la mia creazione e quindi relativo a me. O Signore, se io fossi realmente consapevole di questo, non cercherei all'esterno, fuori di me, ma solo e sempre in me stesso. Là certamente troverei il vero. Non mi tratterrei più oltre nel mondo delle apparenze e delle illusioni. In tal modo, Padre, presto questa mia consapevolezza circoscritta cadrebbe. Si dissolverebbe alla tua luce infinita e automaticamente mi verrebbe di non pensare più a termini quali io, percezione. Tuttavia, o Altissimo Signore, ti ringrazio per questa insufficienza che mi permette di comprendere che l'ingiustizia è la suprema illusione umana e non è altro che la manifestazione della tua giustizia. Chi è l'uomo per giudicare? Tuo è il giudizio, Signore. Pure, il giudizio è la base della vita dell'uomo, per il fatto stesso che vive nell'idea e nella forma. E chi vive la dualità idea-forma, soprattutto nel primo stato, cioè quello fisico, non può essere alieno da giudizi. Eppure il mio futuro, Signore, è alieno dal giudizio, sempre più, vieppiù tendente ad una comunione che è il suo opposto, che è l'opposto pure della successione. La comunione trascende la successione. Altissimo Signore, fammi corale col tutto, fammi cosciente, adatto ad esprimere la tua giustizia e a far trionfare la verità sulla menzogna, la saggezza sull'iniquità, la razionalità sulla bestialità. Arda in me il fuoco sacro dei grandi maestri, si lasci contenere e limitare dalla pochezza del mio essere la fiamma che animò i grandi spiriti e che mi giunge da loro sempiterna, da me incompresa e inascoltata. E mi aggiro come un fantasma nelle rovine che creo intorno a me, generando ciò che non esiste se non come da me generato. Quale suprema illusione il credere che esista un'ingiustizia. È l'estremo baluardo dell'io. Quando non ha altro da dire, dice che non è giusto. Quando si vede messo alle strette dalla verità, non può fare altro. Pure, quanto meraviglioso è tutto questo. Altissimo Signore, rendimi coppa, degna dell'insegnamento che i miei fratelli maggiori con tanto amore mi elargiscono. E fammi cosciente che ogni loro parola è tua, che ogni loro palpito è tuo, ma che io veda in quelli minori quelli maggiori, quelli che insegnano. Che io senta e non pensi, che io comprenda e non semplicemente capisca, che io conosca e non che io semplicemente assimili nozioni. Tuttavia sia fatta la tua volontà e non la mia, imperciò che tuo è il regno, la potenza e la gloria, in sempiterna secula. Amen, amen, amen. Fatevi la croce. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, benedicat tibi, omnipotens Deus, et pax eius semper maneat vobiscum.